Si dividono la posta in palio Vastese e Chieti, nel primo tempo meglio i neroverdi, nella ripresa meglio i biancorossi che sfiorano più volte il gol a partita, ma andiamo per ordine. Di località Derio schiera il consueto 4-3-3 che bene ha portato in quella di Notaresco con gli ex Alessandro e Di Filippo che partono dal primo. Nei neroverdi Lucarelli manda da subito in campo la vecchia conoscenza aragonese Verna e si affida un 3-5-1-1 vista l'assenza di Fabrizi. La cronaca, dopo i primi 10 minuti di studio a rendersi pericoloso il Chieti con Akamadu che impatta di testa, palla di poco al lato, la risposta della Vastese è affidata ad una discesa sulla sinistra di Alessandro al minuto 19, palla al centro e la difesa teatina in apprensione spazza e si salva. Partita molto sentita e spezzettata con il gioco, le azioni importanti latitano. Al 39esimo si rivede la Vastese con Attili che dopo aver chiuso un triangolo calcia di prima intenzione di contropalso da posizione defilata, tutto facile per Fusco, da qui a fine primo tempo non succede altro. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla ripresa, la Vastese parte forte, al terzo Altobelli di professione difensore si trasforma in attaccante, finta da manuale, conclusione e Fusco si salva di istinto. Al quinto Ceccacci in acrobazia sfiora il gol, salvato sulla linea quasi dai difensori nero-verdi, ma il direttore di gara ferma l'azione per un fuorigioco. Al 17esimo uno scatenato Ceccacci ci prova di testa con una bella torsione, Fusco ben posizionato si ritrova la sfera in mano e blocca in sicurezza. Al 25esimo Sansone lavora un pallone dal limite e conclude ancora attento l'estremo ospite che fa sua la sfera senza patemi d'animo. Al 31esimo D'Alessandro conclude pressato da posizione defilata, la palla va alta sopra la traversa. Al 34esimo si rivede il Chieti dalle parti di Rienzo, Akamadu incrocia con il destro, l'estremo di casa si supera con un grande intervento, questo il rallenti. Al 41esimo occasionissima per Alunzi che impatta di testa, si salva ancora la formazione di Lucarelli con un intervento in extremis prima che la palla varchi la linea e questa è l'ultima chance della gara che va in archivio sullo 0-0. Il Chieti sale a quota 9 in classifica, la Vastese a quota 7. Mister Daddario, una Vastese in crescita dopo la partita di Notaresco, buoni segnali anche quest'oggi? Sì, abbastanza, insomma abbiamo lottato tutta la partita, abbiamo creato diverse palle gol. Ma è stata una partita aperta a qualsiasi risultato contro una squadra che sta in forma, che fuori casa fa certamente meglio che in casa e quindi sta facendo ottimamente bene e quindi penso che la prestazione di tutti i ragazzi sia stata di buon livello. Abbiamo visto una squadra che è riuscita a giocare palla a terra, buone trame di gioco, vi manca ancora una volta concretezza sotto porta? L'importante, prima dicevamo che ci mancava la palla gol, ora la creiamo e non la facciamo, quindi le cose cambiano poco e dobbiamo lavorare per cercare di realizzare quello che produciamo. Un'ultima notizia di mercato, è andato via Martiniello, sta aspettando un nuovo attaccante. Deve parlare col direttore sportivo e quindi dopo le dirà qualcosa di Ottavio. Mister Lucarelli, 0-0 con la Vastese, la sua squadra meglio nel primo tempo? Sì, meglio complessivamente, sinceramente, non solo nel primo tempo, soprattutto per il temperamento nel secondo tempo, meglio di qualità nel primo, però ci abbiamo provato fino alla fine a cercare di vincere, potevamo anche perdere, però il nostro atteggiamento rimane sempre quello di andare a fare la partita e cercare di vincere in tutti i campi. Delle volte ci riesce, delle volte meno, però oggi la reazione dei ragazzi è stata importantissima perché abbiamo vissuto una settimana, anche se non ci sono motivi per stare in, tra virgolette, in piccola depressione, però abbiamo vissuto una settimana difficile e siamo stati bravi ragazzi a reagire oggi. Leon Chieti che è cambiato leggermente, solitamente 3-5-2, oggi 3-5-1-1 con Verna dietro Akamadu. Ma era proprio una scelta strategica quella di mettere due attaccanti un po' più in verticale perché potevamo dare fastidio ai loro difensori centrali. Verna ha avuto tante potenziali occasioni per calciare in porta e autolanciare l'altro attaccante, il compagno di reparto, non ci è riuscito, potevamo essere un po' più precisi, secondo me avremmo sviluppato meglio.